Alise, prego. Grazie Presidente, si può parlare di gioco d'azzardo partendo dall'antimafia oppure dalla ludopatia. Io però ve ne parlo in termini di coerenza, in relazione soprattutto di alcune firme che hanno sottoscritto questo atto. Coerenza con quello che sta avvenendo in Parlamento, e in particolare l'articolo 14 del decreto IMU, definito misura con dono slot, e nessuna fonte ministeriale ha smentito questa dicitura. Cosa è successo di fatto? Una vicenda che inizia nel 2004. Le slot condannate devono pagare allo Stato originariamente 98 miliardi di euro. Come si calcola questa multa? Ogni ora che una mattinetta slot è staccata dalla rete telematica di controllo deve pagare 50 euro. Successivamente da questi 98 miliardi si è passati gradualmente, prima di tutto grazie a una commissione di Tremonti che ridusse di 100 volte questa multa, tra l'altro a presiederla questa commissione era il ragioniere dello Stato Andrea Monorchio, che sedeva anche nel consiglio di amministrazione della società che controllava una delle concessionarie condannate. A quel punto i passaggi però sono stati altri. La Corte dei Conti ha ricalcolato il tutto, rialzandolo a 2 miliardi e 475 milioni di euro. Dopodiché, ed è l'attuale decreto IMU, prevede di scendere a 600 milioni di euro, quindi senza tirare in ballo i 98 miliardi originari, ma semplicemente i 2 miliardi e mezzo della Corte dei Conti, è semplicemente il 25%. E un ulteriore emendamento che è presentato attualmente prevede di scendere a 500 milioni, cioè il 20% dei 2 miliardi e mezzi previsti dalla Corte dei Conti. Detto questo, poi c'è un'altra parentesi che la Corte dei Conti stesso, leggendo la relazione che ha fatto alla Commissione Bilancio, ha detto che questa non è credibile, perché è previsto che le concessionarie condannate lo paghino tutto in una volta. Tra l'altro prevista come copertura dell'IMU. Quindi, tornando alla coerenza, io credo che nessun consigliere dei partiti che attualmente stanno spingendo questo decreto IMU possano sottoscrivere un documento di questo tipo, che ritengo positivo, assolutamente positivo e completo. Passando nel merito dell'atto, io faccio una proposta per la votazione di dividere i punti di competenza consiliare da quelli di competenza di giunta, quindi chiederò la votazione in parti separate delle modifiche regolamentari che sono di nostra competenza da quelle di giunta, che invece sono impegni, e annuncio la nostra posizione sulle le indicazioni nei confronti della giunta. Il nostro voto è favorevole, mentre nelle indicazioni di modifica regolamentari di nostra competenza il mio voto sarà un'astensione, perché la fiducia in questo momento non c'è. Voglio vedere una delibera consiliare di nostra iniziativa con le modifiche puntuali ai regolamenti. Lì sì avrete il nostro voto favorevole. Quindi, chiudendo il discorso, chiedo in fase di discussione oppure in fase di dichiarazione di voto che si faccia un attimo chiarezza e un esame di coscienza sul fatto di firmare questo atto, che va assolutamente in contraddizione con le azioni che stanno facendo i propri partiti in Parlamento. E allo stesso tempo chiedo la votazione per parti separate del punto 1 degli impegni rispetto al punto 2, 3 e 4. Grazie. Grazie consigliere Calise, ovviamente adesso si iscrivono tutti. Volevo chiedere al consigliere Calise se mi suggerisce se bastano due votazioni, il punto 1 e poi tutto il resto. Perfetto. Allora c'è una richiesta per prima il punto 1 del dispositivo. È aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, 30 favorevoli, un astenuto su 31 che hanno votato, quindi il Consiglio approva. Adesso votiamo i punti 2, 3, 4,
integrati dalla, così come il punto 1, dai suggerimenti che sono stati accolti dalla presentatrice. È aperta la votazione sui due, sui punti successivi all'1. Dichiaro chiusa la votazione, 29 votanti, tutti favorevoli, pertanto il Consiglio approva l'unanimità. Adesso dobbiamo rivotare, secondo una prassi che abbiamo, dove devo aggiungere il voto favorevole della consigliera Quartieri, e quindi sono 30. E votiamo il complesso del provvedimento nella sua interezza. Grazie, è aperta la votazione. Gli scrutatori li abbiamo, sì? Grazie. Non vedo però lo scrutatore Mazzali. Chi scruta per Mazzali? Consigliere Ghezzi, prego. Dichiaro chiusa la votazione. 31 presenti, 31 voti favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto. Il Consiglio approva l'ordine del giorno, naturalmente lo invieremo ai destinatari che sono stati indicati, nel presupposto che anche la Regione abbia fatto altrettanto, secondo quello che ha chiesto il consigliere Decorato.